Buongiorno a tutti, come state? Oh, che sonno, mamma mia. Questa quarantena mi mette un sonno tremendo. Oggi sono un pochino più allegra perché indovinate, fuori c'è il sole. Sì, un po' di sole. Speriamo di andare oggi un po' in giardino a giocare perché veramente i bambini ne stanno risentendo tantissimo. Anche Giulio, il piccolino, mi fa sempre segno che vuole andare in giardino, quindi insomma. Giulio si è già svegliato e di là con il papà che stanno preparando la colazione. Io adesso mi sveglio e vado a controllare la Susanna. Non sento nessun rumore in cameretta, quindi deduco che la piccolina stia ancora ronfando. Ecco, la Susanna si è conciata così. Sei bellissima, amore mio. Cosa ti è saltato per la testa stamattina? Non lo so. Per la coda. Wow, che bella. Vabbè. Oggi voglio giocare a tennis. Vuoi giocare a tennis oggi? Sì. Sì, forse papà ha le racchette. Bisogna cercare le cose. Poi vabbè, possiamo provare, va bene? Ok. La bellissima Renna stamattina. Tua sorella ti ha conciato per le feste? Sì, e come oggi, dopo giorni, c'è un pochino di sole, prendiamo un po' di vitamina D, vero? Sì. Per le difese immunitarie contro questo cattivone di coso che gira nell'aria. Ecco la Polly in braccio. Non voleva entrare, sono andata a prendere. Viziata. Cosa devo fare io? Certo che hai un sacco di capelli bianchi col sole così. E tu impara a fare le inquadrature, scusami, te lo devo dire. Vai a fare la spesa? Tutti usano Photoshop, uso anche tu. Va bene. Mettimi un po' di crema mora. Io ti avevo comprato lo shampoo colorato, eh. Non è più usato. Non mi piacciono quelle cose. Nature. Nature. Mamma, dai, metti la musica. Adesso metto la musica. Vai a fare la spesa? Sì, vado a prendere un po' di cose. Non abbiamo più nulla. Polly! Ciao! Viziata! Ma non è caldo col piumino? Ma il sole fa un po' caldo. Cioè, io sono a maniche corte e sto sudando. Ma perché sei dentro, non c'è l'aria. Comunque sì, fa caldo anche fuori al sole. Va bene, io ti saluto. Finalmente sole. Si sta veramente bene. Neanche una nuvola in cielo. I bimbi stanno facendo i giochi in giardino. Dopo apriamo il pacco, ragazze. È ancora lì, da ieri sera. Chi ha visto il vlog di ieri l'avrà già visto. L'ho lasciato fuori tutta notte. Non si sa mai contro questo virus. Quindi dopo apriamo il pacco, è ancora lì. Voi andate sul saltarello? Io preparo il pranzo. Cosa? Preparo il pranzo, adesso vedo. Voi state lì, eh? Sì. Stai attenta tu a Giulio. Sì. Lo faccio divertire. Attenta. Non fate caso all'outfit, è lo stesso di ieri. Intanto siamo in quarantena, io non devo andare da nessuna parte, devo stare a casa, cucinare, stirare, lavare, stare con i bambini. Quindi va benissimo l'outfit di ieri. Va bene. Prepariamo la pappa. Oggi per pranzo faremo la pasta con la verza e col formaggio. Perché in questa casa non si butta via nulla, soprattutto in periodo di quarantena che è difficile trovare la roba. Ho preso uno spicchio d'aglio, adesso lo faccio un pochino soffriggere, poi metterò un po' di acqua, un po' di verza e il formaggio, farò andare per pochi minuti e il sugo è pronto, insomma una cosa veramente facilissima, veloce. È tornato Fede dalla spesa, com'era la situazione? C'era un po' di gente. Ma vi fanno entrare due alla volta? No? Sì, più o meno. Ah, quindi c'è la coda fuori? Sì, comunque c'è sempre tanta gente. Hai trovato tutto? O mancavano delle cose? L'alcol non ci trovo, un disinfettante, poi il resto bene o male c'è tutto. Latte, farina. Tutto. Adesso credo che anche loro hanno preso un po' il ritmo nel... Perché le prime volte mi dicevi che il latte non si trovava, l'acqua sì, non si trovava. Ma sai, all'inizio sono un po' stato un po' di assalto.
adesso anche come forniture piuttosto che loro come ordinare, che continuano a mettere roba, sono loro pieno le corsie di mettere. Continuano a rifornire. Ah, ok. Cosa che prima non facevano? Ma probabilmente erano anche un attimo meno organizzati, sia i fornitori con i trasporti, con le cose, che hanno dovuto ricambiare completamente modo di lavorare. Probabilmente sì. Come potete vedere, ho aggiunto un bicchiere d'acqua, ho tagliato a pezzettini la verza e adesso la faccio andare un pochino, giusto per farla diventare morbida. Ho grattugiato il formaggio, lo versiamo nella verza, mescoliamo e aspettiamo la pasta. Com'è, amore? Buona! Ti piace? Ho portato i dolci, questo è per Giulio, questo è per la mamma, questo è per me, questo è per papà. Ma chi ti ha dato tutti questi dolcetti? Il nonno. Il nonno, che vizia i suoi nipotini, sì. Bontà. Quale ti piace di più, mamma? Ma a me piacciono tutti. Anche a me piacciono tutti. Piano. Mi piace. Direi di sì. Susi, cos'è che non piace a Giulio? Mi piace tutto, gli piacciono anche gli spinaci. Qui ci sono i cagnolini. Speedy, non fare la pipì in diretta. Se la godono anche loro, perché anche loro sono stati chiusi in casa, perché quando fa freddo questi viziati non vogliono uscire. Speedy, tu sei diventato una capra. Speedy, non fa la pipì. Basta grattini, Poldo, ti puoi alzare, basta grattini. Basta, basta grattini. Ma cosa fai? Che c'è, amore? Ma cosa fai? Dove vuoi andare? Poldo, cioè, sei una cosa? Abbiamo finito di mangiare? Ho mangiato troppo? Sono piena come un uovo. I bambini sono qui in giardino che stanno giocando. Giulio poi oggi andrà a letto più tardi perché c'è una bellissima giornata di sole, quindi più vitamina D prende meglio è, siccome la prossima settimana hanno messo brutto. È giunta l'ora di aprire questo pacco che mi arriva da Amazon. Onestamente non ho la più pallida idea di cosa ci sia dentro. Allora, mi sono arrivati questi prodottini qui. Sotto vi metto tutte le informazioni, tutti i link, quindi andate sempre a leggere sotto in descrizione. Trovate anche il link per Instagram. I dischetti effervescenti colorati da mettere dentro alla vasca da bagno. I bambini si divertiranno un mondo, veramente un mondo. Gli ingredienti sono acido citrico, sodium, bicarbonate, destrosio, cellulosa credo, magnesio, food red, food blue, food yellow, quindi colori alimentari, e basta, ingredienti finiti. Qui dietro alla confezione, non so se riuscite a vedere, allora se noi nella vasca mettiamo una sfera blu e una sfera gialla, l'acqua diventa azzurra. Se noi mettiamo una sfera arancione, una sfera blu, l'acqua diventa viola. Se noi mettiamo dentro l'acqua una sfera gialla e una sfera rossa, l'acqua diventa arancione. Apriamo. C'era dentro questo fogliettino e le sfere si presentano così. Guardate che belle, bellissime. Poi nei prossimi vlog le andremo a provare assieme. Vediamo un po'. Vedete? Sotto ce ne sono altre.
ce ne sono veramente tantissime. Poi mi hanno mandato questo pacchettino e sono pastelli a cera naturali fatti con cera d'api, non tossici, con pigmenti con colore naturale, 12 colori vibranti appositamente studiati per le mani piccoline dei bambini, fatti anche questi in Nuova Zelanda. Dentro ci sono 190 grammi. Ok, questo è il sito se vi interessa. Apriamo questi pastelli a cera. La cosa che mi piace di più è che sono prodotti tutti naturali, senza sostanze chimiche, senza sostanze tossiche, apposta per i bambini. Il profumo è buonissimo, sa di miele. Sono fatti così. Guardate che carini, abbiamo tutti i colori, abbiamo il nero, abbiamo il giallo, il rosa, il celeste, il viola, l'arancione, il verde, il marrone, questo che colore è? Il rosso, anche se più un borgogna. Sono veramente carini e profumano da matti, profumano veramente tantissimo. Guardate che belli, i bambini si divertiranno tantissimo in questi giorni. Ultimo prodotto che mi hanno mandato sono questi pastelli da bagno, da utilizzare nella vasca da bagno, nella doccia. Sono anche loro prodotti 100% naturali, senza sostanze chimiche, non tossici. Si lavano via facilmente, hanno voluto rassicurare i genitori. Ci sono dentro 7 vibranti colori in versione maxi, jumbo. E qui cosa dice? Non lasciare i bambini incustoditi nella vasca da bagno, giustamente. Anche questi pastelli sono fatti con pigmenti alimentari, con colori alimentari. E 210 grammi. Anche questa confezione è molto carina perché anche questa è in latta. L'unica di cartone era questa qui. Apriamoli. Si presentano così. Abbiamo il colore giallo, il colore rosa, il colore arancione, il colore marrone, il colore rosso, il colore verde e il colore blu. Come dice sulla confezione sono jumbo, sono grossi. Wow, che belli. Sono molto morbidi. Non ho idea di quanto possano durare perché sono morbidissimi. Cioè, vedete? Sono super morbidi. Hanno questa cartina che secondo me col bagno, bagnandosi, viene via subito. Eccoli qua. Sono proprio curiosa di andarli a provare. Io ringrazio veramente l'azienda per questa bellissima sorpresa, perché è un pacco a sorpresa, questo bellissimo regalo ai miei bimbi. Nei prossimi vlog, pian pianino, li proveremo tutti. Sono veramente molto molto curiosa. Qui ci sono i bimbi. La Susanna ha appena visto il gioco nuovo, i pastelli nuovi, è subito venuta a curiosare, curiosona. Come sono, amore? Bellissimi. Ti piacciono? Sì, guarda. Che belli, che bella casetta. Perfetto. Giulio, ho capito che sono naturali e fatti col miele, ma... No. Meno male che sono naturali, ecco, una sicurezza in più per i bambini piccoli. Sa di miele? È fatto col miele, è fatto con la cera d'api. Hai visto? Che belli. Faccio il prato. Che belli, Giul. Bravo, colora anche tu. Che belli, veramente bellissimi. Adesso mi spoglio anch'io e prendo un po' di sole. E i colori con noi? No. Colorate voi, io mi rilasso, va bene? Sì. Ok.
chiama il dottore. Noi facciamo i due dottori, Giulia mi aiuta e lei fa la malata. Mamma, che cos'è? Aiuto! Guarda, guardi dottore, ho tanto male alle gambe, ai piedi, perché tutto il giorno cammino, pulisco, sistemo. Va bene. Con questo vlog spero di avervi tenuto compagnia, ci vediamo domani. Io vi mando un bacione. Anch'io. Ciao, iscrivetevi, mettete piace e commentate. Brava, ciao. Ciao.